Ho visto cose che voi scrittori non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni d'Orione e placidi battelli solcare le acque del lago di Lugano. Sì, perché anche se era roba da fantascienza, non mi trovavo in una scena di Blade Runner, ma a Massagno. E anche se ne ho viste di tutti i colori, erano tutti i colori del giallo. Ho visto così file pazienti di persone in attesa di entrare nel cinema Lux per ascoltare non l'esibizione di una rock star, ma un autore di romanzi. Ho visto che ognuno di loro aveva pagato e non era stato pregato per partecipare all'evento. Ho visto una sala colma in ogni genere di posto, attenta, partecipe, comunicativa, senza essere stata ingaggiata per lo studio di un talk show televisivo. Ho visto che tra le mani di ognuno, come fosse l'oggetto più intimo, non c'era uno smartphone, ma un libro, che si parlava di letteratura con più passione di una finale di Champions League, che tutto si svolgeva serenamente, sinceramente, senza fronzoli, retoriche, ammiccamenti, imbonimenti. Ho visto ruote di pesce spada, enormi teglie di pasta al forno e con le sarde, vassoi colmi di dolci e di torte di ogni genere. E non si trattava di un banchetto nuziale siciliano, ma di quello che, con modesta discrezione, era stato annunciato come un semplice buffet in tema offerto ai lettori. E ce n'era per tutti in abbondanza. Non quel micragnoso sorso di vino generalmente spacciato come aperitivo letterario a conclusione di una roboante presentazione. E senza bisogno di sgomitare e pestarsi i piedi. Ho sentito che oltre alle 300 persone presenti, almeno altrettante erano le richieste di partecipazione. E che nonostante questo la formula, i luoghi sarebbero rimasti gli stessi, per non snaturare lo spirito della manifestazione senza alcun cedimento alle sirene del botteghino e delle mondanità di massa. Ho appreso dal sindaco che tutta l'iniziativa non grava minimamente sulle casse comunali, che è possibile fare cultura senza abusare del denaro pubblico o destinarlo a coprire le spese di rimborso per l'acquisto di uno stock di mutande verdi, che con le scelte di qualità, anzi, è possibile ricavare guadagni e prestigio. Ho scoperto, last but not least, l'esistenza di un eccellente Merlot locale e di un'ospitalità calorosa e non affettata. Ditemi voi, a questo punto, cari scrittori, cari amministratori, se non è roba da fantascienza. Buon decennale! E questo... era Gianmauro Costa.